Siamo con Fabio Geda, prendo a prestito l'incipit del tuo libro e quindi questo libro è venuto da dove? Ma siccome tutti i miei libri è venuto, potrei dirti, dalla mia vita, nel senso che io vado in giro, guardo, parlo con la gente e poi tutti questi elementi creano, no, delle alchimie strane anche a volte nella mia testa. E un raccontino avevo scritto 3 anni fa, pensavo di averlo abbandonato, poi un giorno incontro una persona meravigliosa che è un signore anziano che assomigliava molto a mio personaggio e ho deciso che quell'incontro era in qualche modo la scintilla che avrebbe dato vita al romanzo. Assomigliava quasi troppo a questo personaggio che tu avevi in mente. Guarda, era impressionante perché io avevo queste ombre, come spesso accade quando devo ancora cominciare a scrivere, no? Che sono delle ombre cinesi praticamente, non so, so più o meno chi sono i personaggi, ma in maniera bidimensionale, no? Trovarmi davanti a questa persona che assomigliava incredibilmente alla vita che io volevo raccontare, è stato davvero straniante. Io adoro gli incontri, adoro ascoltare soprattutto, e quindi mi sono messo in ascolto di questa vita e da questa vita è nato il mio personaggio. Il personaggio è Franco, giusto? Sì. Franco fa una cosa molto particolare, forse un pochino anacronistica, parlandone oggi, che è quello di fare le cose con il suo nipotino. Questa cosa è diciamo, una caratteristica che forse si dovrebbe riportare ai giorni nostri, forse per ridurre un po' il gap che c'è tra le generazioni o no? O secondo te come vorresti trattarla, dovessi parlarne? No, io credo che sia fondamentale ripartire dal fare con i ragazzi. Troppi adulti sono convinti che l'unica relazione possibile sia quella del dire, no? Cioè diciamo le cose, e quindi ti parlo, ti parlo, ti parlo, ti parlo, ti parlo, ma dopo un po' che parli, molto spesso i ragazzi ascoltano soltanto una specie, come dire, di rumore di fondo, no? Che sono le tue parole, mentre invece fare con loro, crea delle esperienze nuovissime da cui poi possono, come dire, nelle quali possono inserirsi le parole, però fare, giocare, viaggiare, leggere con loro, tutto questo è preziosissimo. Probabilmente in mezzo tra il dire e il fare c'è il credere. C'è il credere, sì, c'è il credere che sia possibile, c'è il credere in un rapporto diverso che non sia soltanto nozionistico tra adulti e ragazzi, credere in un rapporto nuovo che sia fatto anche di una inversione di ruoli, no? Nel mio romanzo, il ragazzino ha un nome vecchio, Zeno, no? È una citazione tra le altre È una cose. citazione, assolutamente, è una citazione, ma io pensavo davvero che in qualche modo questo ragazzino avesse in questo caso da insegnare a suo nonno tanto quanto il nonno avesse da insegnare a lui, no? Ecco, quest'idea che tra un preadolescente e un anziano ci possa essere uno scambio di storie esattamente alla pari, io penso che sia meravigliosa. Un altro tema caro che si ritrova nel libro, perché è una caratteristica di Franco, è il riciclare, il riciclo. Quanto mai attuale oggi? Quanto mai attuale, anche se nel libro lui è davvero un riciclatore ante litteram, nel senso che come dire, ricicla quando ancora non si parla assolutamente di riciclo, ma lo fa partendo da un suo bisogno interiore, ok? Non è tanto come dire, il gesto etico, morale, consapevole, ecologico del riciclo come oggi lo intendiamo. Franco è una persona a cui viene imposto di non esistere quando è bambino e poi, come dire, attraverso tutto il Novecento cercando di far esistere tutti quegli oggetti che invece stanno per morire, no? Quindi lui che non può esistere dà la vita agli oggetti. E perché lui non può esistere in questo libro? E lui non può esistere perché lui nasce il 17 novembre del 38, lui è ebreo, quindi nasce esattamente il giorno in cui vengono promulgate le leggi razziali e quindi nasce in un momento in cui i suoi familiari gli dicono: guarda che tu ci sei, perché sei al mondo, ma fai finta di non esserci, no? E quindi attraversa poi tutto il Novecento con questo imprinting violento, no? Per cui io non posso esistere, io non sono autorizzato a esistere. Adesso ti faccio una domanda un po' più personale rispetto al libro. Tu hai detto che hai smesso praticamente di lavorare come educatore. Quanto ti manca il Sì. fare l'educatore oggi che sei scrittore a tutti gli effetti e come primo lavoro fai questo?
Mi manca tantissimo, dico la verità, non mi manca tanto il lavoro, perché il lavoro in sé purtroppo in Italia è molto logorante, proprio per come è gestito, per i tempi, anche per la monetizzazione del lavoro che è bassissima. Mi manca tantissimo il rapporto con i ragazzi, con l'idea di lavorare con delle persone che hanno delle urgenze, che sono davvero urgenze, non surplus, ma davvero urgenze, e tu sei lì per dare una risposta a quelle urgenze. Ecco, questo un po' mi manca, però cerco di affrontare la narrazione con lo stesso spirito. Questo era un libro d'urgenza? Questo era un libro d'urgenza, certo, nel senso che io... D'urgenza, come dire, non tanto etico-morale come poteva essere magari il mio libro precedente, Nel mare ci sono i coccodrilli, che affronta un tema, no, che invece secondo me era urgente affrontare. Era semplicemente una storia che chiedeva a me urgentemente di essere raccontata. Esatto, volevo proprio dire questo, urgente per te. Sono libri che io sento urgenti, e infatti adesso ho deciso anche un attimo di fermarmi prima di cominciare a scrivere un libro nuovo, perché ho diverse storie in testa, ma nessuna di queste è urgente. E non voglio fare lo scrittore che butta fuori libri solo perché in qualche modo il mercato lo chiede. I miei libri saranno urgenti, almeno per me.